Per il Monte dei Paschi di Siena si annuncia un'altra giornata di sofferenza in borsa. In apertura il titolo dell'Istituto Senese non riesce infatti a fare prezzo. Le parole di rassicurazione al mercato dell'amministratore delegato Fabrizio Viola, pronunciate ieri dopo un'altra giornata di batosta, evidentemente non bastano e il titolo in via teorica cede l'8,47%. In un mese il titolo MPS ha perso oltre il 45% con le giornate di lunedì e di ieri in cui ha fatto registrare un meno 14% scendendo a 0,65%. Viola non ci sta e dice oggi l'azionariato del Monte è particolarmente frazionato e ciò porta ad immaginare che le vendite non siano state il frutto della cessione di grandi partecipazioni. L'interpretazione che danno i principali intermediari è che vi sia in realtà carenza di compratori piuttosto che la presenza di grandi venditori. Dal punto di vista borsistico, Viola dice di non essere in grado né di confermare né di smentire le analisi pubblicate negli ultimi giorni in merito alle cause dell'andamento anomalo del titolo. Quanto alla situazione della banca, per l'amministratore delegato Viola, le prime evidenze relative al 2015 confermano che l'attuale andamento del tutto anomalo del titolo non ha alcun riscontro nei fondamentali della banca, che anche nel corso dell'ultimo trimestre sono migliorati confermando il trend evidenziato nei primi 9 mesi dell'anno. I ricavi sono aumentati sia rispetto al terzo trimestre sia rispetto all'anno precedente, mentre i costi sono stati ulteriormente ridotti. Dal punto di vista patrimoniale e finanziario, aggiunge Fabrizio Viola, la dotazione di capitale della banca continua a essere adeguata e comunque al di sopra delle soglie prescritte dalla Banca Centrale Europea. Mentre la situazione della liquidità a fine anno della banca è particolarmente positiva, su livelli mai raggiunti negli ultimi 4 anni. Quanto al tema delle sofferenze, sollevato dalla BCE con una lettera al Monte dei Paschi e ad altre 5 banche italiane, Viola dice: sotto il profilo della qualità del credito, la banca ha messo a terra ormai da diversi mesi uno sforzo straordinario per conseguire l'obiettivo di ridurre la dimensione del portafoglio di crediti anomali ed i primi risultati si incominciano a vedere grazie agli effetti delle cessioni di sofferenza effettuate nell'anno e dell'attività di recupero svolta dalle strutture interne della banca. Per questo, conclude Fabrizio Viola, sono fiducioso in merito al raggiungimento dell'obiettivo di inversione di tendenza nell'andamento dello stock di crediti anomali che costituisce l'impegno primario della nostra banca. Il titolo MPS è poi affondato in Piazza Affari in giornata, il titolo ha ceduto il 22,2% a 0,51 euro.